Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su wrestling, di fatto, scusatemi, e con quell'angolo del lupo, scusate, mi sono anche aiutato a fare serie comunque su gaming che un po' mi confondo. Comunque, l'angolo del lupo, WrestleMania, signori, è giunto il momento di fare il pre-show di WrestleMania, in forte ritardo rispetto al solito, bene, scuso, mi dispiace, scusate. E comunque ci siamo, vado alla casa WrestleMania e iniziamo, vado a viene in ordine secondo l'elenco di Wikipedia, quindi non è detto che sia l'ordine dei match, sappiamo soltanto ufficialmente quale sarà il main event, cosa chiuderà WrestleMania, ma non sappiamo l'ordine, e io sto dicendo quello di Wikipedia. Poi l'ordine dei match reale potrebbe essere diverso. Questo è un pay per view che tutto sommato potrebbe regalarci dei match buoni a livello di card. Il problema è che in gran parte non dico tutto, ma in gran parte è stato costruito male. E anche storyline come quella del main event, che si scrivevano facili, si scrivono praticamente da sole, sono state inutilmente complicate e sono risultate veramente, veramente brutte. Comunque, Interbrand per i titoli di coppia femminili, Boss & Nag Connection, Bailey e Sasha Banks, nome terrificante, sono in tag team, Divas of Doom, Beth Phoenix e Natalia, Divas of Doom, le Iconics e Nia Jax e Tamina, perlomeno loro mantenuti loro nomi, devi inventarsi robe varie, strambe varie. Allora, questo match potrebbe non essere malaccio, che non essere malaccio, ora ci penso, saper lottare là dentro ci sono soltanto le campionesse Natalia, forse Beth Phoenix se un attimo si è levata la ruggine di questi 7-8 anni di inattività, però insomma siamo lì, il resto abbiamo le Iconics, Tamina, che per carità non fa schifo come altre, ma non è un fenomeno, e Nia Jax è il solito scaldabagno con le tette, insomma, Nia Jax. Potrebbe essere carino più che altro perché magari la butteranno con tutti i tag team, la butteranno in cacare, quindi magari c'è la speranza, non dico le cose, ma la speranza di un match sufficiente, ecco. Revival, ovvero Wilder contro Kurt Hawkins e Zack Ryder, questo dal nulla, proprio c'è, vi dico la verità, io che non seguo tutti i vari, non ho neanche il tempo di seguire la WWE in tutti i loro social, io sto venendo a sapere questo match per il titolo di Raw adesso, ne sto venendo a conoscenza, c'è Kurt Hawkins e Zack Ryder così debotto da nulla per il titolo di coppia Riro, non si capisce neanche il perché comunque Kurt Hawkins è quello della streak negativa, della streak di sconfitte, e Zack Ryder non sono mai riuscito a vincere, messa così secondo me vinceranno Hawkins e Zack Ryder, perché poi mi fanno pensare che Kurt Hawkins romperà questa streak di sconfitte proprio vincendo i titoli di Raw, il che renderebbe ancora più ridicolo questo titolo, ridicolo il tutto. Il match potrebbe essere buono perché Zack Ryder, a prescindere dal fatto che è jobber, proprio malo jobber, comunque come Walker non è malaccio, neanche Kurt Hawkins, cioè c'è la cavicchia sul ring, è solo che sono dei stra jobber di quint'ultimo ordine, di quint'ordine, cioè proprio, scusate, però comunque. Titolo di coppia di SmackDown, Usos, Aleister Black e Ricochet, ormai sul comune prezzemolo, cioè l'infilano ovunque, The Bar e Rusev e Nakamura, per il titolo di coppia di SmackDown. Ora, escludendo la vittoria di Black e Ricochet, perché ancora non sono stabiliti in un roster preciso, fin questi, appena saranno stabiliti in un roster ben preciso, siamo sicuri
c'è che c'è un titolo di coppia, o vinco il titolo di coppia o uno dei due sì, o singolarmente qualche vittoria di titolo anche secondario lo faranno. Cioè questi comunque ci punteranno. Sono inutili dare il titolo di coppia di un qualsiasi roster quando loro di fatto non appartengono a nessun roster se non quello di NXT, allo stato attuale delle cose, ufficialmente. Poi vedremo. Fai altri, The Bar, Rusev, secondo me mantengono gli Usos. Messa così, secondo me mi fa pensare che mantengono gli Usos, ma alla fine anche The Bar. E Rusev e Nakamura, ecco, Rusev e Nakamura potrebbero pure vincere questo titolo. Alla fine devono averli messi assieme per un qualche motivo. Anche qua altro match costruzione zero, cioè veramente costruzione zero. Siamo sempre lì, costruzione zero. Non mi hanno dato motivo per interessarmi a questo match che non sia il titolo in sé. Vabbè. Poi McIntyre, Drew McIntyre contro Roman Reigns. Sì, qua poco di costruzione c'è stata, ma molto raffazzonata tutte le settimane. Semplicemente la costruzione era Drew McIntyre che picchia Roman Reigns. Con Roman Reigns ovviamente vincerà il match a WrestleMania. E saremo tutti più felici e contenti. Bravo Roman, vincerà lo sport. Ecco, qua è il match da è il classico match da vincerà lo sport. Ecco, mettiamola così, vincerà lo sport. Poi Samoa Joe contro Rey Mysterio per i titoli Stati Uniti. Ora, io devo essere molto sincero, qua c'è da fare un discorso un po' più ampio che coinvolge altri match titolari. In questo momento qu quasi tutti i titoli sono appartenenti a Hill. Da passare tutti Hill, tutti face. Sembra un po' strano. Quindi magari qualche sorpresa, qualche sorpresa ci sarà. Ragionamento questo che ho sentito fare anche durante il TW Web Radio. Quindi ci può stare, però mentre gli altri pensano ad altri cambi di titoli che non avvengono, che secondo me sarebbero folli, io penso che lo sguerbone, che il cambio di che il titolo che rimane all'Hill, uno dei due titoli, uno dei titoli che rimane all'Hill, secondo me è proprio quello di Samoa Joe. Cioè io non vedo la necessità di dare il titolo degli Stati Uniti a Rey Mysterio. Non c'è una reale necessità, cioè Rey Mysterio anche se perde, amen, non è un danno eccessivo. Del contro Samoa Joe ci perderebbe tanto perdere il titolo contro Rey Mysterio, secondo me. Quindi alla fine io penso che il titolo che rimarrà per dov'è sarà proprio questo degli Stati Uniti di Samoa Joe. Il match potrebbe essere bello. Rey Mysterio come flyer lo conosciamo, anche se comunque è un po' più avanti con l'età, certe mosse non le fa più, però comunque è sempre Rey Mysterio. Samoa Joe, che vedo devo dire a fare, e quindi mi aspetto un buon match. Poi Kurt Angle contro Baron Corbin. Mi viene da ridere perché c'è, questo è il match di tiro di Kurt Angle. E hanno voluto per questo match di tiro seguire la storyline degli ultimi anni di Kurt Angle, che era manager con Baron Corbin e genere. Con tutti i match potevano fargli fare, potevano chiamare John Cena e fargli fare il match di John Cena, che avrebbe avuto molto più senso come match di ritiro di Kurt Angle, visto comunque come è iniziato John Cena. No, Baron Corbin. Questa è la carriera ancora niente. La cosa meravigliosa, sapete qual è? Che probabilmente vincerà Corbin. Questa WWE malata che abbiamo, probabilmente vincerà Corbin. Vincerà Corbin. E Kurt Angle, così. Lo congediamo dalla sua carriera con un calcio in culo. Bene. Benissimo. The Miz contro Shane McMahon. Questa è costruita piuttosto
rimasto benino, devo dire, cioè alla fine meglio di benino, meglio di tante altre, perlomeno ha avuto una costruzione lunga e articolata. Premessa costruzione, una buona costruzione, una delle due fighter meglio costruite di questa card. Inizia Shane McMahon, cioè a prescindere, costruito bene, ma poi con dei fatti, a chi interessa davvero questo match? Ragazzi, sinceramente ditemi nei commenti, ma vi interessa davvero questo match? A prescindere come che una delle idee meglio costruite di questa card di WrestleMania, ed è che dire, mi interessa davvero, onestamente, Miz. Per me Miz, Shane McMahon, sì, Volkan Fenway sarà anche un bel match, poi alla fine vince Miz, vince Shane, vincerà lo sport. Ecco, vincerà lo sport. Poi, ecco, stesso discorso, molto simile però con aggravante tecnica in un certo senso, per Batista contro Triple H. Un altro match carino, nel senso, allora, questa è la fight che hanno costruito meglio di tutte. Sì, non sto scherzando, è vero, è la fight che hanno costruito il modo migliore di tutte. Cioè, capite quel livello di costruzione in questa WrestleMania. Comunque, quella che hanno costruito meglio di tutte è Batista contro Triple H. E come, allora, stesso discorso di Miz contro Shane McMahon nella serie, sì, buona costruzione, però alla fine, alla tirata dei conti, vi interessa davvero sapere chi vince dei due? Onestamente, no, cioè, siamo là, no, stare, magari buttandola in caciara con oggetti contundenti, magari sarà godibile, poi però alla fine, non so, che vinca Batista, vince Triple H, vincerà lo sport, anche qua è un altro match da vincere allo sport e amen. Comunque, stesso discorso idem con patate per AJ Styles contro Randy Orton, con un ulteriore aggravante di una costruzione non proprio molto curata e riuscita, devo dire. Che cosa veramente dico, cioè il match potrebbe essere anche buono se Randy Orton ha voglia di lavorare, però sta sempre là. Perché questi si sfidano? Devo avere qualche interesse nel sapere chi vince? Anche qua non so chi vince, vincerà lo sport. Vincerà lo sport. Poi Bobby Lashley contro Finn Balor. Anche qua costruzione infima, è la cosa più meravigliosa di tutte. Finn Balor che combatterà in versione demone. Allora, a parte il fatto il mio problema con la versione demone di Finn Balor, di cui credo aver parlato in altre edizioni dell'angolo del lupo, ma a prescindere da questo, andiamo oggettivamente. Finn Balor non utilizza il debole, il demone non utilizza il demone per andare contro Lesnar, per il titolo universale, per il match, per il titolo universale contro Lesnar, lo utilizza per il titolo intercontinentale contro Bobby Lashley. La logica non quadra, no, qualcosa non quadra. Vabbè, detto questo, a sto punto penso vincerà Balor, se non voglio giusto ammazzargli il demone contro Bobby Lashley, che sarebbe ammazzarlo del tutto Finn Balor, e allora a quel punto mandatelo a tuo Five Live, tanti saluti. Devo dire, va bene, ok, vedremo che fine farà il titolo intercontinentale, per il resto vincerà lo sport. Poi
Daniel Bryan contro Kofi Kingston per il titolo WWE. Vabbè, all'angolo di Daniel Bryan ci sarà Rowan, all'angolo di Kofi Kingston ci saranno gli altri due New Day, Big E e Xavier Woods. Ora, io ho sentito molte critiche nei confronti di questa scelta, e Kofi Kingston non costruito a cavolo di cane, ok, è vero, la costruzione è stata molto improvvisa e non graduale. C'è Kofi Kingston da un punto al momento all'altro si è ritrovato da upper mid carder a sfinante per il titolo, è vero. C'è chi ha paragonato questo, Mattia nello specifico, Mattia del Diablo Ebraio, a quella che è stata la costruzione di Jinder Mahal. Ora, ma proprio come costruzione, non come lottatore, perché comunque anche chi ha fatto il distinguo, Jinder Mahal è passato veramente da jobber a campione, Kofi Kingston probabilmente passerà da upper mid carder a campione, e poi Kofi Kingston sul ring è decisamente meglio di Mahal, e lo fa anche lui. Invece sarà bello, perché Daniel Bryan contro Kofi Kingston, mi aspetto un gran bel match. Non sono d'accordo però sul fatto, cioè non sono contrario al fatto a questo match, al fatto che Kofi Kingston vinca il titolo, ma non ne sono contrario semplicemente perché è WrestleMania. Perché dovete sapere, questa storia è la classica Cinderella story, è la classica favola di Cenerentola del lottatore lì da 11 anni che non ha mai avuto occasioni, che è sempre stato un po' nella media, che per una volta nella vita ha la grande occasione della vita, magari la sfrutta e vince il titolo. È proprio una classica favola di Cenerentola, ecco. Normalmente anch'io storcerei il naso davanti a una cosa del genere, costruita soprattutto così. Però WrestleMania è lo showcase of Immortals, WrestleMania è il momento dei WrestleMania Moments, WrestleMania è il momento delle grandi storie, delle grandi e appunto delle grandi favole che diventano realtà. Quindi onestamente, secondo me, ci sta, a WrestleMania ci sta, l'avessero fatto in un altro pay per view, non sarebbe stato effettivamente fuori luogo. Ma WrestleMania è proprio il luogo adatto per esaltare la storia, è proprio il luogo adatto per i grandi momenti, per i momenti magici, per quei momenti, per quei lottatori che non sono abituati alle vette del ranking, diciamo, WWE, non sono abituati a match titolati, che hanno la grande occasione una volta nella vita. È proprio il luogo perfetto per una storia del genere, secondo me. Certo, è venuta improvvisamente, perché sappiamo che il match con Kofi Kingston doveva essere a Fastlane, poi hanno visto che Kofi Kingston andava over più che mai e avevano deciso di spostarlo a WrestleMania e di anticipare il match che ha preso WrestleMania, ovvero quello con Kevin Owens. Va bene così. E a questo punto dico ci sta alla fine, ci sta. Comunque, Brock Lesnar contro Seth Rollins per il titolo di Raw, titolo universale WWE. Ecco, molti hanno ipotizzato che lo svolvone è qui. C'è un Brock Lesnar che mantiene il titolo. E secondo me sarebbe. Cioè, la WWE è capace di farlo. Potrebbe anche farlo. Ma sarebbe una scelta sbagliata sotto tutti i punti di vista. Dopo tutti i punti di vista. Perché avremmo ancora un Raw senza il campione. Perché Brock Lesnar difende il titolo adesso. Se lo mantiene, si porta via la cintura. E ci rivediamo fra 5-6 mesi. Con la cintura di campione universale o show all'Arabia Saudita, nel quale magari farebbero l'ennesimo Lesnar contro Roman Reigns. Basta. E Seth Rollins sarebbe ucciso. Mentre fai vincere il titolo a Seth Rollins adesso, lo consacrerebbe come grande superstar, come grandissimo face della compagnia. Cioè,
quando dico non c'è lo star power, manca lo star power, mancano le grandi stelle, manca lo star power, ecco, fai vincere il titolo adesso a Seth Rollins pulito contro Brock Lesnar, in qualche maniera, perfetto, hai creato star power, hai creato la grande superstar, hai creato Seth Rollins, hai creato star power così. Spero che lo facciano, se rendono conto pure loro. Il match potrebbe, sarà il solito match alla Lesnar, perché sarà il solito match alla Lesnar, potrebbe essere godibile. Vediamo. E infine chiudiamo con Main Event, già annunciato Main Event di WrestleMania. Ronda Rousey, Charlotte Flair, Becky Lynch, Winner Takes All. Cioè, chi vince? Vince entrambi i titoli, se io che SmackDown. Anche qua, qualsiasi risultato diverso dalla vittoria di Becky Lynch sarebbe un errore. Sarebbe un errore perché Charlotte Flair in questo momento non so quanto potrebbe reggere un doppio regno titolato e come. Becky Lynch è over la paura e quindi fagli fare anche due difese titolate nello stesso pay-per-view non è un problema, è solo gioia per gli occhi dei fan. Ronda Rousey dovrebbe lasciare più sbagliate tutte, perché? Perché Ronda Rousey dopo WrestleMania se ne va. Se ne va proprio. Molti parlano di momento di pausa, anno sabbatico. No ragazzi, no ragazzi. Ronda Rousey a WrestleMania è l'ultima volta che la vediamo. Proprio l'ultima volta la vediamo. Salutiamola. La saluteremo tutti quanti assieme. Sarà la fine di una run comunque interessante. Una run comunque poteva essere sfruttata meglio da parte della WWE. Ronda Rousey l'hanno portata troppo avanti con i sorrisi, con le cose. Io andavo sorridente, gioiosa, allegrona. No, Ronda Rousey non è questo. Ronda Rousey è rabbia, è cattiveria. Ronda Rousey è una che sale su un ring. Tanto a chiunque gli capiti davanti. Ronda Rousey è cattiva, Ronda Rousey è cattiva nel senso agonistico nel termine, ovviamente. È aggressiva, è spacca pugni. Ronda Rousey spacca pugni. Hanno reso Ronda Rousey per quello che doveva essere soltanto le ultime 2 settimane. Ed è un peccato, è un peccato, è davvero un peccato che hanno fatto solo adesso, perché fatto prima divertiti parecchio, veramente parecchio. Ma è stato un buoni 2 anni, penso una buona esperienza per lei, esperienza carina, interessante, si è tolta a suo sfizio, che lei è sempre stata una fan WWE, le sarebbe tanto piaciuto essere parte integrante dello show WWE, si è levata a suo sfizio, bene così. Alla fine ci hanno dato 2 anni interessanti, potevano essere meglio, ma detto questo, il match a me secondo me piacerà tanto, perché tra l'altro essendo triple threat, ricordo che probabilmente sarà no disqualification, significa che ci sarà il delirio. Sì, mi aspetto davvero tanto da questo match, cioè, mi aspetto davvero tanto. Nonostante anche qua la costruzione è stata orribilante, perché l'hanno complicata in maniera inutilmente complicata, che ho detto 380 volte, parola complicata, no, inutilmente complicata, è adesso più brutta la storyline, più difficile da seguire, più difficile di da una storyline al quale è più difficile appassionarsi, ecco. E quindi vabbè, così è andato. Questo penso non aver nient'altro da dire, se non che boh, vedremo come andrà, vedremo come andrà. Non so onestamente cosa succederà, non lo so. Non lo so, onestamente non lo so. Vedremo. Cioè, il fatto è questo, l'impressione che mi dà questa WrestleMania è l'impressione di WrestleMania che sul ring non sarà, come show non sarà neanche brutto, ma che sarà nonno, sarà dimenticabile, sarà qualcosa che passerà
passerà. Sarà una WrestleMania che semplicemente passerà, senza lasciare segni né particolari. Godiamoci lo spettacolo finché arriverà. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.